Cari telespettatori, care telespettatrici di Telepace, un saluto da Verona Fedele, settimanale della Diocesi di Verona, che è presente in abbonamento, in edicola e nelle rivendite parrocchiali. A proposito, vi ricordo, siamo a fine anno, chi ha l'abbonamento lo rinnovi, chi non l'ha fatto, chi non ce l'ha, lo faccia. Questa settimana, scusate, apriamo con un appello che gli enti e le associazioni del settore, del terzo settore, cioè di tutto quel mondo che si occupa del welfare, dell'assistenza, della solidarietà, della carità, insomma, l'ossatura del bene in Italia, rivolge al governo, metti giù le mani dal terzo settore. Fondi che spariscono, tagli, poca attenzione legislativa. Non va bene. Parliamo anche del concetto di rifiuti zero, ci sono delle famiglie che si stanno impegnando per arrivare a una modalità di acquisto e di consumo tali per cui, tra l'altro, si riduce enormemente la produzione di consumi e quindi anche i problemi che questi creano con i rifiuti. È venuta qui a Verona Shirine Badi, un'avvocatessa iraniana che premio Nobel per la pace, che ha avuto grossi problemi nel suo paese, è stata esiliata e che si batte per i diritti delle donne, soprattutto in questi paesi, appunto come l'Iran, in cui i diritti non ci sono. Un sociologo economista come Mauro Magatti ci racconta un altro modo di fare economia, un'economia che sia centrata sull'uomo e non sui soldi. Solo sui soldi. Infine apre a Verona una mostra molto importante su Giacometti, un artista di valore assoluto del Novecento. Andate, è la Gran Guardia, è imperdibile.